cicatrice, senz'altro che avvenga o per una conseguenza chirurgica o per un, così, un danno accidentale, un taglio accidentale, è senz'altro un nuovo tessuto che si va a formare, un tessuto fibroso che nasce dalla proliferazione dell'epidermide e del derma e coinvolge il sottocutaneo, sia il tessuto connettivo che il tessuto adiposo. Questo nuovo tessuto che si va a formare non è mai come quello precedente, infatti notiamo banalmente come non troviamo più i peli, per esempio, sulle nostre cicatrici. Senz'altro il nostro corpo mette in atto tutta una serie di meccanismi per questo processo di riparazione, di cicatrizzazione, che sono meccanismi a cascata, quindi sequenze che portano appunto alla cicatrizzazione. Quando questo avviene in modo fisiologico, quindi non ci sono delle complicazioni, noi avremo una cicatrice eutrofica. Vi farò vedere un trattamento che potete fare, quindi proprio vi darò delle indicazioni su come potete trattare la cicatrice. Eccoci, allora questa è una cicatrice che è conseguenza di un intervento che è stato fatto a ottobre, quindi sono passati 3 mesi. Nelle prime due fasi, nella fase 1 e nella fase 2, la cicatrice è di competenza medico-infermieristica. Dopo può essere trattata dall'estetista PEO. Per cui io vi consiglio di usare un po' di olio eodermico, quindi evitare il trattamento a secco, perché comunque in base alle fasi delle nostre terapie potremmo essere magari anche in un momento in cui l'epidermide è comunque infiammato, e andiamo a fare un movimento con i nostri polpastrelli in senso longitudinale, quindi seguendo il nostro cordone. Ok. Su tutta la nostra cicatrice. Non diamo una forte pressione, ma comunque dobbiamo andare a fare un po' di scollamento. Ok. Questo sicuramente già è un massaggio che possiamo fare. Dopo, questa è una cicatrice giovane che comunque si è ben chiusa, quindi può essere già trattata. Andiamo a fare un leggero scollamento proprio quasi a pizzicarla. Andiamo a pizzicarla, può far male, è normale, quindi può cambiare colore. Se si arrossa è normale perché è proprio segno che si riattiva, c'è cioè una vascolarizzazione, è quello che a noi interessa. Noi dobbiamo andare a riossigenare questa parte qui, quindi a sciogliere questo cordone. E anche questo è un po' normale perché comunque si va a creare nelle fasi di cicatrizzazione del collagene di tipo 1. Il collagene di tipo 1 è un collagene molto denso, è proprio il motivo per cui poi la cicatrice va massaggiata. Questo è un trattamento che possiamo fare più volte nell'arco della nostra giornata, 3-4 volte al giorno e per brevi minuti, quindi 2-3 minuti al massimo. A questo punto possiamo procedere anche con una torsione, quindi un movimento con i nostri pollici quasi a S. Potrebbe essere che o per la zona o perché comunque non a tutti piace massaggiare la cicatrice, è consigliato comunque di dare così delle indicazioni a un parente, a qualcuno che è con noi in casa, perché è importante che comunque questo trattamento venga fatto. Possiamo anche fare solo dei semplici movimenti circolari. Quindi creando una leggera pressione sulla cicatrice con dei movimenti circolari.
circolari. Fondamentale è comunque la fotoprotezione, quindi ora siamo sicuramente in inverno, ma se ci esponiamo, comunque andiamo incontro a un periodo estivo, è importantissimo usare una protezione 50. Bene, allora abbiamo visto quindi qual è il trattamento manuale da poter fare sulla cicatrice. Qualora non vi sentiste in grado fisicamente o psicologicamente di effettuare il massaggio, io vi consiglio di insegnarlo a qualcuno a qualche membro della vostra famiglia, perché veramente la parte più importante è quella domiciliare. Un altro aspetto importante è fotoproteggere la cicatrice, quindi usare sempre un fattore di protezione alto quando andiamo incontro alla bella stagione, a maggior ragione se è una cicatrice esposta, e invece per quanto riguarda diciamo in associazione con altre terapie oncologiche, possiamo procedere con un leggero massaggio, quindi cerchiamo di fare sempre comunque il trattamento alla cicatrice, non durante le fasi della radioterapia, però applichiamo sempre un prodotto per renderla comunque idratata e garantire l'elasticità.